certo il mago punto, del vento che a un deve certo intervenire. Punto si sono sovrapposte le voci ed è rimasta in sospeso quella famosa telefonata del figlio di Di Pietro che parla dell'appalto, quella del 7%. No, perché abbiamo ricostruito con Peter Gomez tutto questo guazzabuglio per l'Espresso. Allora, quella telefonata che in realtà sembra la più sospetta, e in realtà è la telefonata più tranquilla e più innocua. Perché? Perché c'è Mautone che dice: dobbiamo restaurare la chiesa di Montenero di Bisaccia, sono stati stanziati 50.000 euro, potrei fare la trattativa privata, ma dato che è il paese del ministro facciamo la gara. E il figlio dice: bene, così facciamo lavorare le aziende del territorio. Dopodiché dice: si è presentata l'impresa Gentile che offre un ribasso del 7%. Cioè su 100 ci fa lo sconto del 7, io gli ho chiesto di fare lo sconto del 10, cioè gli ho chiesto di rinunciare a una parte, e il figlio di Pietro dice: bene, così con quei 50.000 euro facciamo più lavori. Sembrava che il figlio di Pietro si stesse interessando per truccare la gara, invece in realtà stava semplicemente dicendo: altre sono le telefonate per le quali suo padre credo che gli abbia fatto il cazziatone, cioè sono quelle dove segnala quell'ingegnere per farlo lavorare a Bologna, che tra l'altro sto poveraccio poi non ha manco avuto il lavoro a Bologna, però è lì che si è comportato oltre il suo mandato. Quella è una telefonata nella quale invece si sta parlando di far pagare un po' meno la ditta privata. Accettabile. Dato che era rimasta sospesa, volevo solo... Sono favorevolmente sorpreso dell'elasticità di Travaglio, che da pubblico ministero si trasforma in difensore. No, perché se invece si dimostra, parla della telefonata della raccomandazione... E che dimostra col suo intervento che ogni intercettazione telefonica va decifrata, bisogna attendere, sulla base di quello non vanno fatti processi sommari, bisogna attendere che le indagini si chiudano e tutti gli elementi siano a disposizione, senza costruire carriere politiche moralistiche base delle disgrazie giudiziarie. Ma meno male che ci sono... ha dato la splendida dimostrazione di questo assunto, gliene sono grato. Ma meno male che ci sono le intercettazioni. Non è una buona ragione per eliminare le intercettazioni.